Ad una settimana dall'inizio dei saldi, qual è l'andamento? È positivo o negativo? Siamo stabili rispetto all'anno precedente? Ecco, c'è qualche segnale incoraggiante? Allora, no, segnali incoraggianti non ci sono. Diciamo che più o meno è come l'anno scorso, forse qualcosa in difetto per il momento. Poi magari la gente è anche abituata che poi il saldo a un certo punto si alza e quindi compra proprio magari quando c'è il saldo un pochettino più aggressivo. E speriamo, speriamo bene. È una settimana appena che sono iniziati i saldi, ecco qual è l'andamento? Noi non ci lamentiamo, comunque il prodotto, ecco, tanto noi vendiamo scarpe e pelletteria, quindi comunque è un prodotto richiesto, specialmente, ecco, comunque stagionale, e ecco, la richiesta c'è sempre. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qual è l'andamento? Allora, purtroppo devo dire che non stanno andando molto bene. Stanno un po' riconfermando l'andamento anche dell'anno precedente, dove già avevamo subito comunque un ribasso. E quest'anno devo dire che le cose stanno notevolmente peggiorando. Cioè, dopo la prima settimana ci siamo accorti che la gente è molto molto attenta, sembra quasi che stia aspettando anche gli ulteriori ribassi e quindi la prima settimana non si può dire che sia positiva. Anche questa ipotesi che si era ventilata di questi 80 euro in più non hanno portato un grande beneficio. Allora, dal mio punto di vista, chiaramente io parlo per quello che riguarda la nostra attività, direi proprio di no. D'altra parte mi sembra quella una panacea per la risoluzione dei mali e quindi credo che bisognerà fare ben altro per poter risollevare il problema del commercio, il problema comunque del lavoro in generale.